Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Oggi parliamo di Vibe Tribe. Due prodotti, anche se mi concentrerò in particolar modo su quello più piccolo, che funzionano in una maniera molto particolare. Andiamo quindi a vederli nel video per poi andare a fare una conclusione generale dopo qualche giorno di utilizzo di questi due prodotti. Ed eccoci quindi con i due speaker di Vibe Tribe. Due speaker, quello che andremo a spiegare nel dettaglio è esattamente questo, il piccolo di casa Vibe Tribe, il Troll Mini Vibration Speaker, mentre questo qua è il Troll Plus Vibration. Vedete la dimensione? È veramente differente, il Troll Mini sta in mano praticamente, lo mettete in tasca, non lo sentirete, sì vabbè ovvio si sentirà perché è grosso, però veramente potrete portarlo in ogni dove, in uno zainetto lo perderete dentro e lo tirerete fuori quando ne avrete bisogno, mentre ovviamente il plus, il peso e comunque l'ingombro è deciso e quindi si sente e ovviamente portarlo in giro è tranquillamente portabile, ma farà sentire la sua presenza. Ovviamente la potenza è molto più alta, mentre il piccolo di casa di casa Vibe Tribe è tranquillamente portabile, pesa veramente poco e la potenza, devo dire, è ottima. Come potete vedere sono studiati allo stesso modo, quindi abbiamo sulla parte bassa questo disco che vibra e questa ventosa che permette di rimanere fisso, saldo lì sul nostro tavolo, banco prova, sul nostro cassa di risonanza, perché è così che effettivamente utilizza tutto ciò a cui viene attaccato. È una ventosa, però sappiate che attaccarlo in questo modo, in verticale, diciamo su una parete verticale, rimarrà attaccato qualche secondo e poi vi cadrà addosso. Se è quello grosso vi sfascerà un piede se cercherete di fermarlo, quello piccolo invece probabilmente si sfascerà lui. Quindi quello che vi consiglio è teneteli sempre su una superficie piatta in questo modo. Sulla parte alta abbiamo in questo caso un microfono e questa vetro nero di design, veramente molto interessante, mentre sul Troll Plus abbiamo poi la possibilità di mettere in on, off o in modalità Bluetooth, micro USB per la ricarica e un altro microfono per la soppressione dei rumori. Mentre sul Troll Mini abbiamo micro USB per la ricarica, pulsante accensione e spegnimento e un microfono sia posizionato qua dietro che posizionato qua davanti per la soppressione dei rumori. Andiamo adesso ad accendere questo Troll Mini e a mostrarvi come effettivamente funziona e come si comporta. In questo momento è acceso, ha emesso un piccolo rumore. Andiamo quindi sul nostro telefono a cercarlo tramite Bluetooth. Una volta acceso, vedete, mi ha trovato il Troll Mini, in questo momento si è già connesso e quindi poi basterà andare ad aprire Spotify, per esempio. Andiamo a cercare una canzone che si può utilizzare senza che YouTube ci mandi i diritti di copyright, quindi Tell Me. Alziamo al massimo il volume. Come vedete il volume al massimo e non si sente praticamente nulla in questo momento, vedete? Qua sta vibrando, vibra molto il prodotto, però in questo momento non si sente nulla perché funziona tramite vibrazione appunto e quindi l'oggetto a cui si appoggerà funzionerà da cassa di risonanza. Andiamo adesso ad attaccarlo a questo banco. Più la superficie su cui verrà appoggiato è vuota o comunque crea un vuoto al suo interno, migliore sarà la potenza in uscita del nostro speaker Vibe Tribe. In questo momento lo sto appoggiando su un mobile. Ora lo appoggerò su una porta che è vuota al suo interno e sentirete il risultato.
avete quindi visto come funzionano e andrò un attimo ad approfondire la questione. Abbiamo visto che ha una membrana gommosa che si appiccica a mo' di ventosa sulla superficie e trasmettendo vibrazioni tramite appunto la parte posteriore, quella che c'è qua sotto, adesso cercherò di farvi capire più di vicino, questa qua in argento che non riesco ovviamente a mettere a fuoco, però questa parte vibrando va a trasformare l'oggetto a cui si appoggiano in cassa di risonanza. Questo permette di, una volta staccati, non emettere praticamente suono, una volta attaccati invece andare ad amplificare in maniera considerevole il suono. Ovviamente più la superficie è vuota all'interno, più il suono verrà potenziato appoggiandolo. Se invece lo appoggiamo su un tavolo pieno di massello, per esempio, il suono è più potente rispetto a non essere appoggiato, però ovviamente non andrà a fare da cassa di risonanza nella maniera corretta al tavolo e quindi il suono rimarrà comunque abbastanza basso. Concentrandoci sul piccolo, verrà lanciato tramite una campagna Kickstarter, sarà ben scontato tramite la campagna Kickstarter, quindi se siete interessati a questo genere di speaker e volete uno speaker davvero piccolo, portatile, ma che si è appoggiato sul giusto oggetto, emette un suono veramente molto alto, beh, questo speaker potrebbe sicuramente fare al caso vostro. A me è piaciuto molto, la costruzione è veramente ben solida, è molto piccolo, quindi lo potete mettere in tasca, non ve ne renderete praticamente conto, lo potrete mettere in uno zaino e ve ne dimenticherete, quindi è una cassa che potrete veramente portare ovunque andrete e basterà appoggiarla su un tavolo, su un sdraio, su un qualsiasi oggetto per andare a far diventare questa cassa, far uscire un suono veramente potente. Come dicevo, una campagna Kickstarter, io ringrazio Vibe Tribe che mi ha permesso di fare la recensione di questo prodotto. A noi ha convinto molto sia il fratello più piccolo che verrà lanciato su Kickstarter, sia il fratello più grande che potrete già acquistare nei principali negozi o comunque online. Il fratello più grande ovviamente ha una potenza veramente impressionante, mentre il fratello più piccolo ha una potenza leggermente inferiore, ma che a vantaggio ha la portabilità, come vi ho già detto, e inoltre potrete anche rispondere alle chiamate perché abbiamo microfoni presenti, quindi vi sentiranno parlando direttamente verso la cassa e potrete parlare anche da una certa distanza, l'ho testata e vi sentiranno davvero molto bene. Quindi io non posso che ringraziare Vibe Tribe che mi ha permesso di fare la recensione di questo Vibe Tribe Troll Mini che verrà lanciato su Kickstarter, troverete il link in descrizione appena ci verrà fornito da Vibe Tribe della campagna per poter andare ad acquistarla e quindi a finanziare la campagna stessa, cosa che vi consiglio. E se volete invece acquistare fratello maggiore non dovrete fare altro che cercare il Troll Plus online sui principali canali di vendita e potrete quindi andare tranquillamente ad acquistarlo. Io ringrazio ancora Vibe Tribe, ciao a tutti da Daniele per Spazio High Tech.